A volte che questo è un big match e è una ghiottissima occasione per tornare in vetta alla classifica, visto che la Lube ha già giocato la 12ª giornata. Sì, una partita molto importante, ma come diceva anche il nostro coach, partita come tutte le altre. Deve essere affrontata in maniera, diciamo, normale, senza tante emozioni, perché abbiamo giocato tante volte contro di loro, ultimamente, penso le ultime 3 anni, abbiamo sempre perso. Allora niente, andiamo con la testa calda, così entriamo bene in partita e sono sicuro che avremo tanta possibilità di vincere. Barba, esiste un complesso di inferiorità nei confronti di Modena, visto che i precedenti, insomma, sono molto molto esplicativi a riguardo? Secondo me non esiste, perché non è che ci pensiamo tanto di tutte le sconfitte che sono state negli ultimi 3 anni. Io mi ricordo il mio primo anno, abbiamo vinto sempre noi, allora è normale, è sempre stata una squadra di altissimo livello Modena, forse negli anni precedenti anche un po' più forte rispetto a noi, e era giusto, non dico, ma era giusto perdere. Ma quest'anno fino adesso stiamo andando molto bene e spero di continuare anche domenica, soprattutto di fare una bella partita davanti ai nostri tifosi, che sicuramente possono fare la differenza. Dove pensi che sarà la chiave, diciamo, a livello tecnico, la chiave di volta nella partita contro Modena? Sarà più da concentrarsi sul muro per cercare di rallentare gli attacchi di Engapet, oppure sicuramente magari forzare sul servizio per metterli in crisi? Contro Civitanova abbiamo visto che forse non decide la tecnica o tattica, decide quello che noi ci mettiamo in campo. Dobbiamo dare tutto, perché la differenza farà una palla sola. E come detto, loro hanno tanti punti di riferimento come Rapet, come Sabi, che quest'anno sta giocando molto bene, anche Bruno, che è un leader, un campione, sa molto bene affrontare queste partite in maniera giusta. Niente, andiamo avanti, penso che anche noi fino adesso abbiamo dimostrato tanto. Contro le big in passato abbiamo sempre perso, ma quest'anno abbiamo giocato 2 volte contro Trento, 2 volte abbiamo vinto, 3 volte contro Macerata, contro Civitanova 2 volte abbiamo vinto. Allora non dobbiamo aver paura di nessuno e niente, andiamo avanti. Barra, chiedo a bruciapelo due domande: chi è più forte, Atanasievic o Ngapè? E poi se ti senti di rispondere a Guantoregna, che insomma su Instagram chissà dove è, ha parlato, insomma, di te in certi termini. Siamo stessi tipi di giocatori, io da pezzo, soprattutto non giochiamo lo stesso ruolo. Lui è un campione, un giocatore che fino adesso ha vinto tantissimo, è sempre un gran onore giocare contro di lui, ma non è che ci pensiamo solo a Ngapè, lui è solo un parte di squadra. Alla fine, come fino adesso, succede che una volta gioco bene io, una volta gioca bene Ivan, quella è la bellezza di questa squadra, non si sa mai chi uscirà. La cosa più importante è sempre rimanere in partita. Su queste domande penso che siamo tutti giocatori di altissimo livello. Ivan o Della Pet non fa differenza, o Bruno o De Cecco, sono tutti forti. Guantorena? Non c'è un commento, penso che qualsiasi cosa dico, se è come lui, allora non voglio dare nessun commento su questo. È meglio stare zitto. Barba, ti senti cresciuto in qualche fondamentale riferimento, magari al muro, rispetto all'anno scorso? Ma il muro non tanto, perché nelle ultime 3-4 partite penso che ho fatto un muro solo, ma stiamo lavorando. Sicuramente consigli che ci dà loro possono aiutare tantissimo. Come ho detto tante volte, dobbiamo fare quello che dice lui, perché è stato il giocatore più forte del mondo, anche come allenatore ha dimostrato tantissimo. Allora non è che noi dobbiamo pensare troppo, facciamo quello che dice lui e le cose andranno bene. Amore, penso che possa migliorare ancora. Ed invece c'è stato un miglioramento, quantomeno in ricezione, insomma, secondo me rispetto agli altri anni sei molto più presente, ti ho visto anche tuffarti diverse volte, riuscire a raccogliere la palla, insomma, bene, sei riuscito quest'estate, ci hai lavorato, insomma. Difesa, sì. Penso che la difesa è soprattutto la voglia di prendere la palla. Allora, sicuramente adesso siamo tutti veramente stracarichi, vogliamo vincere ogni partita e stiamo andando bene. Abbiamo perso una su, quanto, non so, 14, 16, allora possiamo essere contenti. Come detto, una palla fa la differenza e forse può essere anche la mia difesa.
C'è una squadra favorita nella partita di domani, di domenica, tra Perugia e Modena? Secondo me è 50-50% di vincere la partita. Loro sono forti come noi, la cosa che può fare la differenza, come detto all'inizio, possono essere i nostri tifosi. A me caricano troppo, io davanti a loro veramente mi sento straforte. Allora penso che anche domenica ci aiutano tanto a noi. E quella è la differenza, giocare in casa e fuori casa. Hai cantato insieme a loro, hai suonato i tamburi, che cosa ti manca di andare in curva e fare che cosa? Il microfono. Aspettiamo che la stagione ci faremo di questo. Vediamo, forse troverò qualcosa. Farai lo striscione tu per i tifosi. Sì, farò, forse scrivo qualcosa di pochi, dai. Senti, va, non è ancora forse prematuro parlarne, però ovviamente questo feeling con i tifosi che è sotto gli occhi di tutti ti fa pensare che vorresti magari prolungare il rapporto con la società e la città, no? Sì, io soprattutto sono un giocatore, allora non è che ci penso in questo momento al futuro. Quello che mi interessa è giocare bene, è provare a vincere più partite possibili, perché non abbiamo tanto tempo per pensare, giochiamo ogni 3 giorni, è la cosa bellissima. Allora, contratti e altre cose lascio al procuratore e ai nostri direttori sportivi, a Cisco che sta qui con noi, anche a Vino. E niente, ci pensano loro e vediamo come fare. Ma ti piacerebbe comunque? Sì, questo è il mio 5° anno qui, sto molto bene a Perugia, come ho detto tante volte, è la città bellissima e forse secondo me la società e la squadra in questo momento una di più forti del mondo, è bello stare qui. Certo. Grazie. Sì. Hai superato ovviamente il periodo nel quale hai avuto il problema alla gamba, la tibia, e che ti eri operato. In quel momento però c'era stato tanto da riflettere su quale tipo di operazione fare. Oggi chiaramente sei scelto di aver fatto la scelta giusta, sei contento di aver fatto la scelta giusta, hai avuto mai ricadute, problemini, ripari, o tutto ok? Una bellissima domanda, la prima volta che uno mi chiede questa cosa. No, stavo davvero male in quel periodo perché era una decisione grave. Voglio in questo momento ringraziare al nostro staff medico e soprattutto al professor Manarino, che mi ha aiutato moltissimo, che insieme a me ha scelto il dottore giusto, mi hanno fatto una semplice pulizia della gamba, che alla fine è andata bene, per fortuna non sento più nessun disturbo. E anche ringrazio la società che ha avuto un po' di pazienza i primi 2 o 3 mesi dell'anno scorso quando stavo fuori. Ero un po' noioso perché quando sto fuori parlo troppo, era difficile anche per i giocatori, ma alla fine è andata bene, quello è l'importante. Bata, contro Modena potrà bastare vedere un Atanasievic così straordinario come si è visto con la Lube? Nel senso che un giocatore è difficile che faccia la differenza come è successo 10 giorni fa in Champions League. Credi che la chiave sia anche avere un contributo maggiore da parte dei tuoi compagni? Come ho detto, noi ci mettiamo sempre tutto. Proviamo a vincere, non è uno di noi, non esiste uno di noi che non si impegna al 100%. Allora, una volta esco io, un'altra volta Ivan, come è successo a Latina, una volta Aaron, come è successo durante la Supercoppa. Siamo una squadra, siamo un gruppo di 14 giocatori, non si sa mai chi può fare la differenza. Io sicuramente spero di fare una bella partita, perché solo se giochiamo tutti bene possiamo vincere contro una squadra come Modena. Niente. Quella è la mia risposta. Da un punto di vista personale, se pensa Perugia-Modena, chi ti viene in mente? Mi viene in mente che se vogliamo vincere dobbiamo fare una partita straordinaria. Dobbiamo sbagliare poco, dobbiamo ricevere bene, battere bene, fare pochi errori anche in attacco. Niente, fino adesso non abbiamo giocato benissimo contro loro, forse era anche un po' di pressione pre-partita, ma adesso penso che siamo molto più maturi quest'anno. Ma è più bello vincere contro Modena o contro Civitanova? È più bello vincere con tutti e due. È quella la cosa più bella. Altro? Delle coppe, dei trofei in palio, ce n'è uno che ti piace molto di più? Ti piace anche più vincere rispetto agli altri? Io mi ricordo. La tua ambizione personale? Cioè, io da quando ero piccolo guardavo il campionato italiano e sognavo di vincere lo scudetto. È la cosa più preziosa che esiste per un pallavolista. Sicuramente metterò tutto per vincerlo, ma come ho detto, stagione è lunghissima, non possiamo dare nessuna risposta adesso perché ci sono più di 40-50 partite davanti a noi.
Niente, facciamo il passo alla volta, domenica e dopo vediamo. Si parlava di prolungamento o di contratto comunque, ma il prossimo anno in estate tu giocherai sempre in Italia perché c'è il mondiale. Sì. Sì, certo, giocheremo in Italia, a Bari ho visto, abbiamo un girone... Facciamo un accento. Abbiamo un girone per noi bello, anche se è un po' difficile giocare contro la Russia e Stati Uniti, ma è meglio affrontare queste squadre all'inizio, così almeno dopo saremo pronti per quando arriveranno le partite più difficili. Mi piace che giochiamo in Italia, almeno capirò tutto quello che dicono. Si gioca a Bari, non so se faccio io l'idea. Va bene, grazie. Senti, tu in una recente intervista hai sottolineato il fatto che per giocare bene bisogna amare quello che si fa e bisogna divertirsi. Quest'anno, visto che comunque è il tuo quinto anno qui a Perugia, ti diverti più degli altri anni? Come vedi questo nuovo gruppo di questa nuova stagione? Tu che ora hai un po' il quadro da 5 anni a questa parte. Sì, io mi diverto sempre. Mi piace stare in campo, mi piace stare con questi ragazzi, sono tutti... ma bravissime persone, stra positive, mi sento bene stare in mezzo ai nostri tifosi che cantano, che urlano. Penso che non è mai stato un tifo così forte come quest'anno. Allora ognuno di noi si sente molto bene e prova a dare tutto. Non è che anche primo anno mi sentivo veramente bene, ma quando sono diciamo lì per dare delle cose. Però a livello di squadra, quest'anno come vedi questa squadra? Cioè tra di voi c'è più affiatamento rispetto magari al roster degli scorsi anni? Per fortuna abbiamo sempre avuto un bel gruppo. Anche il mio primo anno, quando c'erano tanti servi, si stava bene. Anche quest'anno, quando è rimasto solo Podke, si sta bene uguale, ma... un bel gruppo, tutti bravi ragazzi, anche lo staff, adesso non so, vediamo fisioterapista che lavora tantissimo, direttori sportivi, tutti si impegnano molto e è giusto che arriveranno anche i risultati. Okay. Qualche altro? Okay. La prossima volta invitiamo anche Simone Camarese.